quando il regista andava in giro, Cluche o Barboni, per l'Italia per vedere la Le reazioni delle reazione persone. del pubblico, io ero rimasto a casa e mi telefonava da Milano. Ma la gente ride, non si capisce più niente, battono i piedi, com'è possibile? E dico, ma com'è possibile? Io non sono un attore Un comico, com'è che comico. faccio ridere? In realtà erano le situazioni che facevano Com'è ridere. Terence Hill? Bellissimo. Prima di fare Trinità, i miei personaggi in genere ho fatto il tutto, dal drammatico al duro, ma raramente, quasi mai, forse una volta con un po' di ironia, ma io stesso ho scoperto dentro di me delle corde di humor attraverso la risposta del pubblico. Com'è Bud Spencer? Fortissimo. Anche l'attore, per esempio, l'attore io lo faccio per quello che è il mio personaggio, quello che so fare. Se dovessi fare altre cose sarebbero dei tentativi e non so come verrebbero fuori. In ogni modo, quello che faccio, siccome l'ho creato, credo di farlo professionalmente al massimo delle mie possibilità. Il valore di un attore dipende dal pubblico che ti ha dato questa grande chance di poter diventare famoso, perché te lo può togliere in ogni momento e in ogni secondo. Non devi sbagliare, questo è importante, perché guai a tradirlo. E quindi è un fatto del pubblico, secondo me. Io dovevo fare solo un film, che era il primo che ho fatto, Dio perdona, io no. E Carlo Pedersoli è tuttora un degno rappresentante dello sport internazionale, avendo fatto 2 Olimpiadi e 10 anni di campione d'Italia. Io ho detto, non posso rovinare un cognome così degno per fare un film solamente, che era solo quello che dovevo fare, eccetera. Allora mi piaceva Spencer Tracy e mi sono chiamato Spencer cognome. Poi c'era una bevanda che non posso dire, che la reclama era Bud, B-U-D. È una birra, vabbè. Bado, come è nata la coppia? Come vi siete incontrati? Ma siamo incontrati per caso. La coppia vera e propria è nata con Colizzi, che adesso purtroppo non c'è più. Grandissimo regista, grandissimo amico nostro. Incontri Bud per un puro caso, Sì, no? sì, Su Dio. sì. Su Dio perdonerà. Ecco, cosa ricordi dell'incontro? Cioè, e tu sei stato chiamato dopo, giusto? Sì. E si era fatto male Peter Martel. Eh sì, si era fatto male al Giusto. piede e quindi non poteva andare avanti. E il film si doveva chiamare Il gatto, il cane e la volpe. E quindi già io facevo il gatto, naturalmente Bud il cane, già lì vedi la radice dei nostri personaggi, no? Lui un po' bonaccione, un po' così, e l'altro il furbo. Allora, di corsa venne il regista Colizzi a Roma a cercare il suo gatto di nuovo. Fece dei provini e finì per prendere me. Allora i tempi erano diversi, non era facile arrivare ad Almeria. Mi facevo fare andare da Madrid in macchina, che non c'era aeroporto, c'era niente, tutta nottata, e poi mi portarono subito sul set, senza neanche dormire, niente. E il set, naturalmente, era come erano allora, senza roulotte, senza caffè, senza acqua, c'era l'acqua ogni tanto, ma ogni tanto. Allora io stavo, diciamo, laggiù stava la troupe e io mi ero fermato lì un po' in distanza, dico che faccio, dove vado? E mi vedo che si avvicina una donna e poi tira fuori un asciugamano e viene da me, me lo mette davanti e lei dice togliti i pantaloni. E io dico, non c'è nessuno, c'era il deserto, mi sono tolti i pantaloni, mettiti questi. Mi dà la camicia, togli la camicia, metti la camicia, mi sono messo, ecco, il cinturone, vieni con noi. E mi portarono verso un albero secco dove c'era appunto Bud che aspettava, cioè Carlo Pedersoli. Stavo lì, tranquillo, mi fa, e dice, Carlo Pedersoli, piacere. E il regista fa, dovete fare la scazzottata più importante di tutto il film, subito così. Io che ero il gatto, dovevo salire sull'albero, poi dargli, c'avevo gli speroni in faccia, lui non mi prendeva mai. Cioè, poi alla fine
cioè adesso ci vuole il colpo di grazia che il cane riesce finalmente a dargli e lui è svenuto per sempre. E lì nacque una cosa che fu per noi, soprattutto per Bart, ma anche per me, storica, perché diceva però adesso per dargli un pugno che è un po' originale, diverso, non quei soliti pugni da qua fai così, da qua fai così, e basta, voilà. Sai che faccio fra lui? Io a lui, adesso questo pugno, glielo do dall'alto in basso così. Tutti, ah, bella idea, bella idea. E così nacque questo famoso pugno che fu originalissimo, sì, che faceva ridere la gente, sì, e che io andai giù svenuto. Si chiama del piccione, perché... Sì, sì, che poi lo facevano altri, agli altri, dovevano fare il piccione, dovevano rattrappirsi e cadere a terra e andare all'altro così. Il segreto sta nel linguaggio. Noi parlavamo un linguaggio normale e una gestualità che faceva ridere. È la stessa cosa di Chaplin in Charlot o di San Lavoro Liverardi o Buster Keaton nel Muto. A me piace il mare, a lui la montagna. Sì. Cioè, contrario, no. A lui piace il mare e a me la montagna. Ah, contrario, campione di moto, rovina un passato di un atleta. A lui piacciono gli aerei, a me le motociclette. A lui la carne, a me il pesce. A lui gli piace molto la compagnia, a me un po' meno la compagnia. Lui ha molta inventiva, io ho volontà. Lui parla ad alta voce, io parlo a bassa voce. Lui sa suonare la chitarra, io non la so suonare la chitarra. Sì. Lui è superstizioso, io sono religioso. Lui piacciono le patate e a me le cipolle. Lui è bravo ad improvvisare, sono bravo a preparare. A lui gli piace la verdura scotta e condita. A me piace la verdura poco cotta e scondita. Cioè lui condita. A lui piacciono le mele verdi, a me le mele gialle. Lui gli piace il nuoto, a me lo sci. Lui è laziale, io sono romanista. A lui, ecco. Non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai avuto attriti. Poi c'è una grossa differenza fra me e Terence Hill. Terence Hill è nato attore. Ha cominciato a 14-15 anni, mi pare, cominciava a fare l'attore. Io sono un personaggio, non sono un attore. C'è un nuovo Don Camillo, con gli occhi azzurri di un incredibile interprete, Terence Hill. Mi è venuto in mente, rileggendo i libri di Guareschi, mi sono stati passati, diciamo, da mia moglie, e la quale la lesse quando aveva 12 anni in America, lei americana, e l'ha riletti ultimamente. E ha insistito, anzi, per un anno, leggi. Quando ho riletti questi libri, ho trovato talmente formidabile la ricchezza umana di tutti i personaggi. In più, ho visto che io potevo avere delle corde simili a quelle che sono nel libro di Guareschi. Abbiamo scelto gli episodi dei libri che sono più vicini al gusto moderno. L'abbiamo messo insieme, abbiamo messo una specie di filo conduttore di storia e abbiamo fatto un film dall'inizio alla fine. Come mai c'è stata la divisione della famosa coppia Terence Spencer? È una scelta dovuta ai fatti. Purtroppo se noi facciamo un film Terence Hill, Bud Spencer, significa che lei vuole andare a vedere un certo tipo di film. Quindi se facciamo Don Camillo in questa maniera, io finivo per deludere due pubblici. Quelli che andavano a vedere Terence Hill, Bud Spencer, non possono ritrovarlo perché io voglio fare Guareschi. Gente si sarebbe aspettata le scazzottate, praticamente. Certo. E invece quelli che vogliono andare a vedere Guareschi non ritrovano Guareschi. Quindi purtroppo, perché lui sarebbe stato fantastico per questa parte, è impossibile. Grazie, non sapevo niente, che sorpresa. E qui però nasce anche un altro tipo di cinema che volevi fare. Sì. E nasce anche, diciamo, un po' Don Matteo. In qualche modo, sì, forse. Ma forse che nasce non tanto per me, ma nasce per quelli che mi hanno chiesto di fare Don Matteo. Perché io avevo, la storia io avevo in mente di fare un prete paracadutista. Lo stavo preparando con... lo stavo preparando con la Mediaset. A un certo punto io facevo avanti e indietro con la Mary, gli portavo il copione. Diceva, non ci piace questo molto, ma la Rai sta per fare una cosa simile e quindi torna in America, portaci qualcosa altro. E il giorno prima di prendere l'aereo mi chiamano e mi dicono, vuoi fare questo film? E mi hanno dato 4 copioni e l'ho letti e mi sono piaciuti e l'ho fatto. Quindi è destino. Sì, però voglio vedere che si interprete paracadutista. Ma io credo che loro avevano visto Don Camillo.
Possibile che non ti si può lasciare solo un momento? Che è successo? Stavo leggendo il Vangelo e mi hanno dato uno schiaffo. E tu li hai perdonati cristianamente? Veramente no, io gli ho risposto. Hai fatto male, non dovevi rispondere. Ricordati cosa dice il Vangelo. Un momento, prego. Se ti danno uno schiaffo... Porgi l'altra guancia. Ecco. Prego. Grazie. Ma io... Tu adesso perché l'hai colpito? Perché ha sbagliato guancia. Sua maestà, Bud Spencer! La saluto! Non stringa! Non si sieda non ancora, stringa. Solo un secondo! Guardi, mi devo togliere questa soddisfazione, posso? Prego. Vorrei misurarla, posso? In altezza. Adesso anche in altezza. Allora, 134 per... ho dovuto prendere 2 metri. 1,90, glielo dico io. Se mi chino è un disastro qua, perché mi si alza il vestito. No, chinati un attimo. No, è per questo che non ti preoccupare. Prego. Vai tranquilla. Toh. Grazie. Intanto benvenuto. Grazie. Allora, una montagna umana, ma anche una montagna cinematografica, dobbiamo dire. Sì, una montagnella. Una montagnella? Beh, le montagne, quelle sono... una cosa enorme. Senta, si narra che sul set quelli che se la passavano peggio erano i suoi cavalli. No, i cavalli hanno ragione, perché in quel momento lì io pesavo 156 kg. Adesso ne peso 124, quindi c'è una notevole differenza. Ma i cavalli capiscono subito, appena uno gli monta sopra, se uno è negato o ci sa andare. E questo cavallo l'ho capito subito, appena sono salito ho detto questo è uno che non sa andare a cavallo. Era nero, bellissimo. La mattina dopo, appena ho ricominciato da capo, appena ho messo il piede nella staffa, si è girato, mi ha guardato e si è buttato per terra. Senta maestro, ma Terence Hill, diciamo che è stato sempre molto amato dalle donne, no? Lei anche, chi rimorchiava di più? Cioè chi era più affascinante? Guarda, non si tratta di rimorchio, è la donna che sceglie. E a un certo punto... Qui ci vuole l'applauso. Quando la classe c'è, perdonate. Bravissimo. Ballerino com'è? Balliamo insieme. Balliamo insieme. I fratelli Kissler. Sì.
Ah, il tempo. Il tempo. Maestro, guarda i nostri. Vai. Hanno fatto. Aspetta, Pepe. I ragazzi di 30 minuti giovani, Flavio, Daniela e Roberta, sono andati sul set del film mentre si stavano per girare le ultime scene e fra una scazzottatura e l'altra, sfruttando i momenti di pausa, hanno fatto un'interessante chiacchierata con Bud Carlo Spencer Pedersoli, realizzando in pratica il servizio che vi presentiamo. Io vorrei farti una domanda che ci riguarda abbastanza da vicino, dato che la nostra è una trasmissione per ragazzi. Tu hai sempre fatto film per ragazzi e vorrei sapere quali sono i motivi di questa tua scelta. Cioè, tu potevi anche sostenere altri ruoli volendo, fare altri tipi di film. Ma, diciamo che non essendo stata una carriera che ho iniziato attraverso studio, preparazione, come molti attori hanno fatto, essendo venuto fuori un tipo di lavoro così, per caso, io ho scelto quello che era congeniale al mio personaggio. Per fare gli altri ruoli, come tu dici, c'è bisogno di grossa preparazione. Bisogna avere fatto scuola, bisogna aver fatto anche del teatro, che è importantissimo. Ma io non avrei potuto farlo a 37 anni improvvisamente. E allora ho creato un tipo di personaggio congeniale a quello che io sono nella vita. E io principalmente sono un bambino nella vita, quindi mi sono avvicinato a ciò che era i desideri dei giovani, eccetera. E poi vedo in questo tipo di film un qualche cosa che mi piace, mi appassiona e che vedo che piace anche a voi. Signore e signori, Bud Spencer! Allora, io so che è una serata eccezionale. Bud Spencer non è andato mai in nessun programma. È un onore per Portobello averlo. È un onore mio. È un onore. E ora vorrei anche dirvi che viene appositamente addirittura dal Sudafrica, esatto, per partecipare a questa trasmissione. Tocca a lei rispondere allora al nostro amico Marco. Ma io prima di rispondere a Marco gli vorrei far vedere qualcosa. Ecco. Che è molto importante. Vogliamo fargli vedere che cosa esattamente? No, è qualcosa di interessante che dopo gli spiegherò. Ecco, va bene, vogliamo allora accomodarci, ecco, sì, e vediamo subito questa cosa interessante. E cammina con sta caccavella, pensa a guidare che ci abbiamo il bambino. Cammini, come credete che è una Ferrari? E poi con voi sopra, questo può correre solo in discesa. Scusate tanto. Magnifico! Ancora una volta Bud Spencer ce l'ha fatta. Dunque, quello che abbiamo visto che cos'è? Ecco, io vorrei dire innanzitutto a Marco di non fare niente di tutto quello che ha visto, perché la violenza io la ritengo soltanto in questa forma, ossia la ridicolizzo e la disimitizzo assolutamente, perché odio la violenza. Ecco, le scene che abbiamo visto? Queste sono sequenze del film Piedone l'Africano che ho girato in Sudafrica, che sto girando tuttora, e questo signore è Baldwin. Baldwin. Lavora con me. Oh, che meraviglioso bambino. E di dov'è Baldwin? Baldwin è un Zulu di Zululand, ha 5 anni e non ha mai fatto cinema, però è un bambino straordinario ed è veramente, parla solo lo Zulu, non parla né inglese. Non parla né inglese né... Però qualche cosa di italiano lui ha imparato. Allora, perché... Bud Spencer, vogliamo provare a sentire? Sì, ma è successo questo. Noi la domenica aspettavamo sempre i risultati di calcio. Laggiù in Sudafrica. Esatto. Sì. E allora lui sentiva il Milan, il Napoli, la Lazio. Certo. E allora ha imparato con me a dire certe cose, vero Baldwin? Forza Milan! Forza Milan! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Roma! Forza Lazio! Enzo Cannavale! Cannavale! Grazie, grazie!
È stato il periodo più bello della mia vita artistica. Davvero? Perché con lui si rideva e si scherzava, si lavorava pure, non è che... però era tutto fatto con grande facilità, con grande cameratismo, con grande affettuosità. Quindi non c'era una cosa, fai così, fai no, si faceva... Si... Da quant'è che non vi vedevate voi? Da parecchio tempo. Ma circa? Sentire su due giorni. Sentire due giorni. Due giorni. Due giorni fa ci siamo telefonati. L'altro giorno. L'altro giorno. E invece visti proprio fisicamente? Beh, parecchio tempo, sì, sì. Per sostituire il suo primo partner, Terence Hill, il bellissimo Terence Hill, insomma, hanno scelto lei. È più bello lui, È più bello lei? Perché... Terence Hill è truccato, io non sono truccato. No, arrivava al naturale. Ma poi lui è stato un compagno ideale, cioè compagno, un amico, più che compagno ideale. Io mi sono trovato benissimo. L'unica tragedia mia, quando ho fatto qualche film con Lucio, un film che doveva andare a cavallo, che non era mai andato a cavallo. E allora mi sono iscritto a una specie di scuola per vedere come si sa, come si scende da cavallo. Il cavallo, che naturalmente noi lo consideriamo uno stupido, invece quello è intelligente. Infatti tutto. Abbiamo scoperto che è intelligentissimo. Perché appena sale sul cavallo, il cavallo si accorge subito se sei un fesso o sei un dritto. Okay. Allora a me si è accorto subito che io ero un fesso. Quindi... Come a me, uguale. Uguali. Si girava, guardava, ho da giustizia. Quali sono i tuoi film preferiti? Beh, il primo è Trinità, diciamo, Trinità. Il primo Trinità? No, come favorito no, è il numero uno. Poi? E poi gli altri che ho fatto con Bud Spencer. E in più Il mio nome nessuno. Ecco nessuno. Quello. Passaggio di testimone. Possiamo chiederti, lo chiediamo, cosa ha fatto realmente Leone su quel film, a parte il produttore? Ha girato anche qualche scena? Sì, tante. Ah, tante. Tante. No, è uno scoop. Lui, dopo che vide Trinità, venne da me, lui, che disse: io voglio fare un film per te, con te, di alto livello. Meno male. Poi mi disse anche: voglio che tu lo dirigi, mi diceva a me. No, guarda, lascia perdere, ancora non sono pronto. Ci furono molte sceneggiature. Sì. La penultima fu una sceneggiatura sulla storia di Ulisse fatta western, di cui rimase soltanto il nome, il titolo, nessuno. Mio nome nessuno. E poi finalmente arrivò la sceneggiatura giusta e partimmo, e lui veramente era presente sempre. Era presente sempre, ma proprio girò delle sì, scene. Sì. Questo una grande percentuale delle scene. Beh, questa è la non storia. Lo fermavi, ce l'aveva nel sangue lui, voleva farlo, non so per quale ragione, non aveva, insomma, lui è... Io sono stato molto con lui, perlomeno 3 anni, seguendo quello che faceva, seguendo le cose, e devo raccontare un episodio che forse nessuno sa di lui. C'era una... dove si faceva il missaggio, c'era un posto che si chiama La Nis, che era giù in uno scantinato, grande come questo posto, che era come una grotta. E allora c'era la pellicola e si facevano i rulli, uno per volta, e stava facendo proprio un rullo in cui il mucchio selvaggio affronta, che è in rifonda il mucchio selvaggio. Quel rullo ormai stava lì da 3 giorni a farlo, perché ogni volta la gente non lo sa che si deve fare, cambiare, non so, un suono, una battuta, deve rifare tutto il rullo, non è che puoi adesso cambiare solo quella. Finalmente il rullo fu finito ed era buio, lui mi tirò di lato, così mi prese, aveva le lacrime agli occhi alla fine di quella scena, quella del mucchio selvaggio in fondo, aveva le lacrime agli occhi e mi diceva: questo è il western, questo è il western. Da che io ho dedotto che lui aveva un qualcosa di sé che pensava che ci poteva essere qualcosa di più grande di noi, della nostra vita quotidiana, di tutte quelle cose. Per questo lui ha inventato questi grandi personaggi, tipo quello di Charles Bronson, certo, o quello di Clint Eastwood, quella, perché solo lui
ha creato, tant'è vero che dopo, anche io dopo di Me non nessuno, così grande un personaggio non ce l'ho più avuto, come non ce l'ha avuto Andre Fonda, come Charles Bronson, eccetera. Quindi sono dei personaggi più grandi di noi stessi, ecco.